Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo alla fine di aprile, come avrete letto dal titolo, oggi vi parlo appunto dei preferiti del mese di aprile. Quest'anno sta andando troppo veloce, ragazzi, io non ci credo che già è finito aprile e spero di riuscirmi a godere di più i prossimi mesi, soprattutto quelli estivi. In questo mese, a parte che è stato il mese del mio compleanno e ci sono stati dei cambiamenti qui sul canale, cioè se non avete visto i video precedenti, sono passata dal fare 5 video a settimana a 3. Inizio dicendovi anche qual è il primo preferito di questo mese, è il mio nuovo canale, cioè il canale dei vlog. Sì, ragazzi, ho aperto un secondo canale nel quale vedrete soltanto vlog. Se non lo sapevate, magari questo è il primo video che vedete da quando appunto l'ho annunciato. Qui trovate il mio nuovo canale, spero che vi iscriverete e che vi piaceranno i video appunto nel secondo canale. Passiamo al make-up che ho adorato in questo mese. In realtà il primo prodotto non è un vero e proprio prodotto di make-up, ma bensì un pennello. Sto parlando della testina del Clarisonic, quella per il fondotinta. Questa qui l'ho testata in un video alla fine di marzo, in realtà non di aprile, ma non volevo inserirla subito nel video dei preferiti di marzo perché volevo testarla bene. Tutti i video che possono esservi utili, quindi video test, video recensione dei prodotti che vi menziono all'interno di questo video, li trovate qui sotto nell'info box, così potete direttamente andarli a vedere e sapere che cosa ne penso in dettaglio se volete acquistare il prodotto. Comunque, vi stavo dicendo, siccome il Clarisonic ha un prezzo bello altino, volevo prima provare bene questa testina per poi inserirla magari in un video dei preferiti. Mi è piaciuta tantissimo, stende il fondotinta davvero davvero bene, ha un prezzo altino, cioè costa, mi pare, intorno ai 33 euro, qualcosa del genere. Io l'ho presa su Amazon, ma la potete trovare anche, non so se nei negozi, ma da quando ho fatto il video test è disponibile anche sul sito di clarisonic.it, quindi credo che presto sarà disponibile anche nei negozi. Questa testina praticamente stende insieme al Clarisonic. Stende il fondotinta benissimo, super uniforme, è come se il fondotinta si va a fondere perfettamente con la pelle. L'unica cosa che vi devo dire è che lavora bene con i fondotinta che non si asciugano troppo presto, cioè se mettete un fondotinta che si asciuga immediatamente, questa testina non ha il tempo di lavorarlo e quindi verrà fuori una schifezza. Se invece la utilizzate con un fondotinta che vi dà il tempo di poterlo lavorare prima che si asciuga, questa testina vi dà un effetto meraviglioso. In questo mese devo parlarvi di un po' di fondotinta che ho scoperto e che sto utilizzando in modo particolare. Il primo fondotinta che ho scoperto e che è bellissimo è il Revlon Color Stay. Sto parlando del Color Stay, quello per pelli da miste a grasse. Il mio nella colorazione 180 Sand Beige. È leggermente scuro, ma credo che adesso che inizierò a prendere un po' di sole, anche semplicemente guidando la macchina, il colore vada bene. È un fondotinta bellissimo, rimane matte tutto il giorno ma senza andare a seccare o a disidratare la pelle. Se cercate un fondotinta matte, provate questo perché è veramente veramente bello. È un fondotinta perfetto per le pelli da miste a grasse, rimane matte tutto il giorno, io non mi sono lucidata per niente. Sicuramente se avete una pelle molto grassa, magari dovete fare un ritocchino a metà giornata, però se avete una pelle mista o normale, è un fondotinta bellissimo che rimane matte tutto quanto il giorno. Altro fondotinta, in realtà è un mix di due fondotinta, già li conoscete, già ve ne ho parlato sul canale. Sto parlando del Milani Conceal Imperfect e del Super Stay 24 ore di Maybelline. Allora, non li uso separatamente, ma siccome questo qui di Milani mi piace tantissimo, è uno dei miei fondotinta preferiti, però questo inverno era troppo scuro per me e non sono mai riuscita a prendere il colore più chiaro perché ogni volta che facevo l'ordine era sempre sold out. E avevo questo qui di Maybelline che invece è troppo chiaro per me, è veramente chiarissimo questo colore. È lo 03 True Ivory. Praticamente un giorno ho deciso di mischiarli insieme per vedere se uscisse fuori qualcosa di decente. Così è stato, è bellissimo. Quindi da quel momento, siccome questo continua a essere troppo chiaro e questo continua a essere troppo scuro, li sto mischiando insieme e l'effetto è davvero davvero bellissimo. Prima di andare avanti vi voglio ricordare che come sempre trovate tutti i link dei prodotti qui sotto, non dovete chiedermi che colore era, ma dove lo trovo. Io vi metto direttamente il nome del prodotto, la colorazione e il link del sito dove potete acquistarlo, così non dovete fare nessuna fatica per andare a cercarlo, basta che cliccate lì e ve lo trovate davanti. Altro fondotinta che ho scoperto
scoperto in questo mese, che è quello che indosso in questo momento, è il Sublime Foundation di Puro Bio. Mi è piaciuto un sacco. Quando ho fatto il video test e appunto ho detto che mi piaceva molto questo fondotinta, ho letto che ci sono delle opinioni molto molto diverse, cioè delle persone lo adorano, altre persone invece lo odiano. Quindi credo che sia uno di quei fondotinta che dipende molto da persona a persona. A me piace davvero tantissimo, non è un fondotinta magari paragonabile a quello di Milani, anche come Reda diciamo non possiamo metterlo a paragone, però ricordiamoci che questo qui è un fondotinta bio che non contiene schifezze, quindi se siete per il trucco bio dategli un'occhiata perché a me è piaciuto veramente tantissimo, o comunque se cercate un fondotinta da mettere su nei giorni in cui non volete qualcosa di troppo pesante sul viso o non volete qualcosa che vada comunque a dare fastidio alla vostra pelle, appunto a me questo qui è piaciuto tantissimo. Sta iniziando ad essere chiaro, cioè io ho preso lo 01, siccome ieri ho preso un po' di sole perché sono andata in centro, vedrete presto il vlog sul canale dei vlog, e ho preso un filo di sole, già oggi quando l'ho messo ho visto che inizia ad essere leggermente chiaro. Questo fondotinta è matte come finish, ma non è un matte che va a seccare estremamente la pelle, è molto confortevole. L'unica cosa è che qui dietro c'è scritto è asciugatura rapida, si asciuga davvero davvero prestissimo. Io lo applico con un pennello e mi piace di più il pennello appunto che la spugnetta, lo riesco a lavorare meglio, e lo applico su una parte del viso alla volta. Se lo mettete su tutto il viso e poi lo andate a stendere e non riuscite a lavorarlo perché si inizia a seccare un po' da tutte le... non a seccare, scusate, ad asciugare un po' da tutte le parti. Quindi io faccio qualche puntino qui, lo lavoro con il pennello, altri puntini lo lavoro e poi finisco sulla fronte. Altro prodotto che ho scoperto questo mese che è veramente fantastico, solo che mi avete detto che sono tutte sold out sul sito, spero che su Maquillaia le rimettano presto. Sto parlando delle matite labbra di W7. Queste qui, ragazzi, costano 1 euro l'una. E adesso indosso il colore Malbec, non so se si pronuncia esattamente così, comunque così è scritto. Sono delle matite molto molto confortevoli e morbide. Non sono delle classiche matite rigide che vanno a fare da base per il vostro rossetto, potete utilizzarle anche in quel modo. Siccome sono molto morbide e non se ne vanno in giro, io le uso proprio al posto del rossetto e mi piacciono tantissimo. Ce le ho di 7 colori, l'unica che non mi piace è quella scura che si chiama Merlot. Tutte quante le altre invece le ho utilizzate in alternanza in questo mese e sono davvero carine, dategli un'occhiata. Appena ritornano disponibili, compratele, fidatevi ragazzi, sono davvero stupende. Il colore che ho utilizzato di più in assoluto è Pink, che è un bellissimo nude che ho abbinato con qualsiasi look. Altra cosa carinissima che in realtà avevo preso un sacco di tempo fa, credo, forse questo inverno, non ne sono sicura, comunque l'ho preso un bel po' di tempo fa ma che non avevo mai utilizzato e che invece questo mese ho utilizzato tanto, è il lip topper di Jouer nel colore Saint-Tropez si dice? Sì, credo si dica così. Questo qui è un lip topper, cioè è una cosa che va messa alla fine di tutti i prodotti che applicate per le labbra e va a cambiare il finish del vostro rossetto, della vostra matita. Diciamo che è una specie di gloss mischiato con dei glitter, cioè non ha tanto la consistenza di un gloss, non è appiccicoso come un gloss, ma poi alla fine secondo me ci assomiglia molto, non lo vedete, però contiene veramente tantissimi glitter e la prima volta che l'ho applicato ho detto mamma mia, non lo metterò mai, ma invece devo dire ragazzi, applicato soprattutto sui rossetti nude, sui rossetti magari così accesi non mi piace tanto, ma messo sopra dei rossetti nude è veramente carinissimo. Quando lo portavo in un video in tantissimi mi avete chiesto che cosa indossassi sulle labbra e anche a me è piaciuto tantissimo, quindi se vi piacciono dei gloss glitterati ma magari non riuscite a trovarli abbastanza glitterati o comunque vi piace l'idea di avere delle labbra un po' sbrilluccicose, dategli un'occhiata perché è veramente molto carino. Altro fondotinta che ho scoperto questo mese è il Flat Perfection di Neve Cosmetics, il mio è nel colore Light Neutral, soltanto che questo qui è praticamente un fondotinta in polvere, ma utilizzato come fondotinta in polvere è davvero troppo leggero per me, cioè è quasi impercettibile. Lo sto utilizzando al posto della cipria per fissare tutta la base o per fare i ritocchi semilucido durante la giornata. Utilizzato in questo modo credo sia davvero molto molto carino. Utilizzato come fondotinta, vi ripeto, se
cercate una coprenza minima perché davvero è quasi una cipria, può piacervi in quel caso, però secondo me se lo utilizzate come una cipria è molto carino. Ragazzi, piccolo inserto in questo video, ma sto montando e mi sono dimenticata che non vi ho detto uno dei miei preferiti top di questo mese. Mi dimentico sempre di dirvi qualcosa. Comunque sto parlando delle ciglia che indosso in questo momento. Sono le ciglia di Ardell numero 252. Io le acquisto su Amazon. Sono davvero fantastiche. Da quando le ho comprate e le ho provate, ho utilizzato quasi esclusivamente queste. Sia che realizzassi un trucco naturale, sia che realizzassi un trucco super carico, sono davvero bellissime. Vi faccio uno zoom così potete vederle, guardate che belle, sono davvero carinissime e appunto da quando le ho acquistate non riesco a portare nient'altro, le sto utilizzando non stop e sicuramente tra un po' dovrò comprarne un altro paio. Parliamo ora di un ombretto, cioè il Milani Bella Eyes Gel Powder Eyeshadow. Questo qui è nel colore 22 Bella Gold, è un ombretto carinissimo, anche questi qui li ho testati insieme a voi. Ce li ho di tre colori, cioè ho il Bella Chiffon che è un colore chiaro. Questo è il Bella Espresso che invece è un marrone tortora medio scuro. Sono tutti e tre molto carini, ma quello che mi piace di più in assoluto è questo qui dorato. Se vi piacciono degli ombretti luminosi, bellissimi da utilizzare anche bagnati, guardate che bello. Credo che questi ombretti vi piaceranno. Questo qui dorato tra tutti e tre è il più bello in assoluto, però anche gli altri, vi ripeto, non è che non sono belli, semplicemente che ho utilizzato di più questo colore qui in questo mese. Parliamo ora di una palette di ombretti che avete visto qualche giorno fa in realtà sul canale, ma in realtà la sto utilizzando da un bel po' di tempo, da quando l'ho acquistata, e devo dire che è davvero molto carina. È la palette di W7 Blazin, anche questa non so come si pronuncia esattamente, e dovrebbe essere una specie di dupe della Naked Heat, ma a parte questo, che non ci interessa, devo dire che è una palette davvero molto molto carina, è economicissima, cioè costa 4,99 euro, ma gli ombretti sono davvero carinissimi. Se vi interessa la recensione dettagliata, vedere tutti gli swatches, andate a vedere il video, ve lo lascio cliccabile anche qui, perché appunto vi dico tutte le cose specifiche, vi parlo di tutti i colori in dettaglio in quel video là. In generale è una palette davvero molto carina, soprattutto se vi piacciono gli ombretti caldi che hanno un sottotono aranciato. Questa palette contiene tutti gli ombretti caldi. Se non vi piacciono, ovviamente non acquistatela, ma se utilizzate queste tonalità, prendetela perché è davvero carinissima. Ora voglio parlarvi di due prodotti che in realtà ho iniziato ad utilizzare da poco, da qualche giorno. Li ho usati, credo, 3 volte, 4 volte, qualcosa del genere. Quindi ancora devo testarli bene, devo metterli alla prova, però già mi sono piaciuti tanto. Sto parlando di due terre. La prima è questa qui di Wet n Wild che si chiama Color Icon Bronzer. La mia è nel colore Bikini Contest, che è questo colore qui. Vista nella cialdina sembra quasi leggermente glitterata. In realtà, una volta applicata, non si vede minimamente nessun glitter. Sta iniziando ad andarmi via la voce quando faccio questi video lunghissimi e chiacchiero tantissimo. La mia voce ogni tanto si abbassa e poi si rialza, quindi scusatemi. Però questa terra è carinissima, ragazzi. Costa pochissimo. È un Wet n Wild. Il packaging non è che sia un granché, però la terra all'interno è veramente molto carina. La indosso anche in questo momento, dà un effetto salutare, non è quell'opaco piatto come le altre terre. Siccome è leggermente luminosa, vi dà un effetto di abbronzatura sana, luminosa. È veramente molto molto carina. Ero molto titubante nel provare questa terra. Il primo giorno in cui l'ho messa ho detto: ecco, adesso uscirò fuori tipo palla da discoteca. Invece sono rimasta stupita, è davvero molto molto carina. Altra terra fantastica è la terra in crema di Model's Own che si chiama Sculpt and Glow. Questa qui è nel colore Golden Glow 05. Questa terra l'ho vista da Tati, la famosissima youtuber americana. Ho detto devo assolutamente provarla, anche perché, come vi ripeto in tantissimi video, sto adorando il brand Model's Own, mi sta piacendo ogni prodotto che provo, è veramente fantastico. Appunto, ho detto proviamo questa terra, devo assolutamente provarla. È carinissima, ragazzi, è davvero davvero carina e poi è gigante, c'è davvero tantissimo prodotto all'interno. Io la sto applicando con la spugnetta. Vi ricordate la terra, quella liquida, quella cushion di L'Oreal, che
avevo fatto la recensione, un video test, non mi ricordo, comunque ve l'avevo fatta vedere in un video. Quella terra è carinissima, ma è molto pigmentata, infatti quando la prendo devo sempre scaricare la spugnetta sul dorso della mano. Questa qui è una specie di versione più leggera di quella lì, cioè applicare questa è davvero facilissimo, qualsiasi persona, anche alle prime armi, può applicarla senza fare le macchie. Io strofino la mia spugnetta qui sopra, vado a prestarla nelle zone in cui voglio appunto applicare la terra, si sfuma benissimo, non è di un colore troppo forte o non è di un colore leggermente freddo come era quella di L'Oreal, è un colore perfetto per dare un effetto abbronzato. Ha un effetto molto leggero, vi ripeto, non è una terra che si vede, avete applicato in quel punto, si sfuma davvero benissimo e dà un effetto super naturale. Io la sfumo anche sul collo, è veramente facilissima da sfumare, mi sta piacendo tantissimo, continuerò a testarla, ma sicuramente la vedrete in tantissimi prossimi video. Quindi ragazzi, questi qui erano tutti i preferiti del mese di aprile. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, se intendete acquistarli. Fatemi sapere soprattutto quali sono stati i vostri preferiti del mese di aprile, così magari posso andare a sbirciarli e acquistarli se sono interessata. Insomma, seguo spesso i vostri consigli. Se il video vi è piaciuto, spolliciate all'insù o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Aiutatemi a condividere i miei video con i vostri amici se vi piace il mio canale. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!